saluto particolare da parte dell'Ariston e di noi che siamo a questo tavolo, perché è un momento che ci riempie di emozione, perché stiamo per realizzare, proporre sul nostro territorio un'iniziativa che ritengo estremamente importante soprattutto per il periodo in cui noi stiamo attraversando. A questo tavolo ci sono degli amici, amici vecchi e nuovi. Gli amici vecchi sono Matteo Rotondo, Isabella Biffi, loro rappresentano la parte artistica perché hanno curato, diciamo, quello che sei, l'amore vincerà, il comandante Fusco, che rappresenta, diciamo, lo Stato o il maestro di vita. Rappresento Eventi di Valore, associazione culturale, un'associazione totalmente sostenuta a livello di volontariato, ed è nata per sostenere a sua volta le attività che Isabella Biffi ha iniziato 8 anni fa all'interno del carcere di Opera. Anche perché la prima domanda che spesso mi fanno è: ma perché i detenuti devono cantare, ballare, danzare, recitare, eccetera, eccetera? Questo può anche infastidire o far arrabbiare alcune persone, no? E la risposta è molto semplice, è perché abbiamo scelto, siamo un gruppo di persone che lavorano a favore, e abbiamo scelto che, e siamo convinti che l'essere umano può migliorare, può trasformarsi, e che nessuno nasce cattivo, ma cattivo lo si diventa nel tempo e negli anni, no? E quindi, se è vero che l'amore ha questo grande potere di unione, evviva l'amore vincerà. Tra queste 12 persone ci sono 10 ergastolani e altri che hanno commesso una serie di reati per cui hanno parecchi decenni di carcerazione da fare. Queste non sono persone che hanno commesso reati per necessità. La criminalità organizzata è qualcosa di molto diverso dalla criminalità ordinaria. La bontà e l'eccellenza di un'iniziativa come questa sta nel fatto che si scardina un modo di pensare, un tessuto subculturale, che ha portato queste persone nell'ambito di un tessuto che è subsociale, che è quello della criminalità organizzata di tipo mafioso, a commettere determinati reati. E quindi la bontà di portare queste persone a fare un qualcosa di diverso, che dia un messaggio a tutti, ma soprattutto a coloro i quali ancora oggi sono endemici a quel tipo di organizzazione, sta nel fatto che queste persone pensano a qualcosa di diverso. E quindi, ancora prima dell'offerta lavorativa che potrà, o forse no, concretizzarsi all'atto della scarcerazione, il primo punto, e quello più importante, ed è questo il messaggio di legalità, che chi faceva parte di quelle organizzazioni riconosce che quello che c'era prima era sbagliato,